un passato da stalker, un'altra denuncia solo un anno fa da parte di una ragazza moldava con la quale aveva avuto una breve relazione e che portò solamente all'inserimento della giovane in una struttura protetta. Nel 2021 una nuova relazione, ancora denunce. Arrestato, condannato con sentenza di patteggiamento a 2 anni di reclusione e poi dopo 2 mesi liberato. È bastato uno scatto tra amici in un pub, le mani strette a formare un cuore, per scatenare l'ira di Mirko Genco, 24 anni, ex fidanzato di Cecilia, la 34enne di origine peruviana, mamma di un bimbo di 1 anno e mezzo che aveva finalmente trovato lavoro ed era riuscita da pochi mesi a far arrivare in città, a Reggio Emilia, la madre. Nessuno avrebbe immaginato che quella foto postata sui social le sarebbe costata la vita, facendo scattare la follia omicida in chi non accettava una storia finita. Mirko, quella foto, venerdì sera, la vede subito sui profili della donna che ancora continuava a tormentare. Esce di casa, prende il taxi e da Parma, dove vive, si dirige in preda alla gelosia verso il locale di Reggio Emilia. Il suo ex la perseguitava già da tempo ed era stato anche arrestato, era stato anche in prigione per questo motivo e poi è riuscito a patteggiare la libertà. Era un ragazzo apparentemente nel suo lavoro bravo, ma in famiglia aveva tanti problemi, era una persona molto complicata con un passato difficile di cui avevano accoltellato la mamma con 17 coltellate. Mirko, figlio di una vittima di femminicidio, non le dava pace. Ma quella sera Cecilia, nonostante tutto, accetta di incontrarlo. Sono circa le 2 di notte. Cecilia e Mirko passano di qui, nel parco della polveriera. Ed è proprio qui, a pochi metri da casa di Cecilia, che scatta l'aggressione. L'uomo cerca di strangolarla. Cecilia perde i sensi. A quel punto Mirko, stando alle sue affermazioni, le avrebbe preso le chiavi di casa. Sarebbe salito nel suo appartamento per prendere un coltello da cucina, per poi tornare al parco e tagliarle la gola. Ora l'uomo dovrà rispondere di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi. Cioè, il dolore più grande è che alla fine non ci si può più fidare dell'uomo e questo mi dispiace. Il senso dell'amore è travisato, ma travisato nel modo più assoluto, è una cosa incredibile.